Nel variegato mondo della disabilità, spesso il pubblico e l'associazionismo vanno di pari passo in un rapporto di sussidiarietà, che però non sempre viene rispettato, in quanto le associazioni spesso sono costrette a sostituirsi a quanti dovrebbero provvedere ai bisogni particolari delle persone svantaggiate. Questo però succede meno nel mondo della scuola, dove le persone diversamente abili vengono accolte per partecipare alla vita comunitaria, grazie anche alla continua opera di sensibilizzazione che negli anni è stata fatta in tal senso. Le normative sono le più innovative del quadro europeo e forse anche mondiale. Si tratta però poi nella prassi didattica e nell'azione didattica quotidiana di far sì che tutte queste politiche dell'inclusione vengano effettivamente messe in atto. E la scuola da sola non può farcela, ha bisogno della collaborazione di tutti gli altri soggetti, enti, istituzioni e soprattutto le associazioni. Diciamo che la disabilità va trattata con un approccio di governance in cui ognuno fa la sua parte e noi ogni anno, a conclusione di questo progetto dedicato ai ragazzi disabili, focalizziamo un aspetto particolare della problematica. Quest'anno è il ruolo delle associazioni, quindi il rapporto tra pubblico e privato. E di associazioni che si occupano di questi soggetti svantaggiati, all'Istituto Professionale De Filippis Prestia ce n'erano veramente tante, ognuna per portare la sua esperienza nell'abbattimento delle difficoltà, nella speranza che i contributi possano essere di aiuto anche agli altri. Ma l'esperienza è questa qui, che l'inclusione la si costruisce o insieme al pubblico, certe volte anche contro il pubblico, che ne so. E io adesso salendo ho visto l'ascensore con scritto guasto. Se ci fossero degli studenti che sono in carrozzina, che le barriere architettoniche sono un problema, non esiste guasto, o esiste aggiustami subito. Perciò le pubbliche amministrazioni devono fare la loro parte. E allora le mie esperienze sono fatte così. Certe volte si collabora e certe volte si litigarella un po' anche con le amministrazioni. Poi ci vuole anche che la società civile sia davvero civile. Perciò l'accoglienza, no? È l'aspetto che fa da base all'inclusione. Altrimenti certe volte bisogna litigare anche con la mentalità che vede chi è disabile diverso e inferiore. Invece no, invece siamo tutti a testa alta, uomini e donne, cittadini e cittadine. Cittadini e cittadine che però devono interagire in un rapporto a tre, fatto di pubblico, associazione e disabile stesso. Perché non possiamo prenderle e includerle, ma bisogna che chi è in carrozzina o chi è stato abituato a ricevere tutto va aiutato a diventare invece il protagonista che può donare tanto e donarsi anche tutto.